Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di lunedì 13 dicembre. Tragedia lungo la statale Feltrina in uno scontro frontale tra due auto avvenuto tra Cornuda e Crocetta. Hanno perso la vita Deborah Colle, 29enne di Santa Giustina, e Adriano Corona, 34 anni, residente a Imerin, provincia di Trento, ma nato a Feltre. I due viaggiavano a bordo di una Skoda Octavia finita contro una Nissan Qashqai. Nell'incidente, avvenuto attorno alle 17.30, sono rimaste ferite altre tre persone, una in condizioni particolarmente gravi. Si tratta di un uomo di 43 anni residente a Conegliano e lì trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gravi anche gli altri due occupanti della Nissan, un 27enne di Santa Lucia di Piave e un 45enne di Conegliano, trasferiti al San Valentino di Montebelluna. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni sembra che la Skoda sia improvvisamente finita di traverso sulla corsia opposta, dove giungeva l'altro mezzo. Inevitabile l'impatto, risultato poi fatale per Colle e Corona. Coronavirus, altre tre vittime nella giornata di ieri in provincia di Belluno. A perdere la vita un uomo di 87 anni ricoverato in malattie infettive al San Martino, un altro di 89 anni ricoverato in pneumologia sempre nel capoluogo e una donna di 82 anni anch'essa in cura in pneumologia. Le vittime di ieri si sommano ai due decessi avvenuti sabato. Crescono anche i ricoveri in ospedale, raddoppiati in una settimana. Erano 17 sabato 4 dicembre, ora sono 33, di cui 3 in terapia intensiva. Numeri in aumento, ma decisamente inferiori a quelli dello stesso periodo del 2020, quando i ricoveri erano 183. Anche il confronto tra i contagi indica un netto miglioramento della situazione rispetto a un anno fa. Erano poco meno di 5.000 lo scorso anno, attualmente sono poco più di un migliaio, 1.077, con 87 nuovi casi registrati ieri. Effetto della campagna vaccinale che da giovedì prenderà il via anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Tentativo di rapina nella notte tra sabato e domenica a Fener, nel comune di Alano di Piave. I malviventi hanno provato a forzare il bancomat dell'Unicredit senza riuscire a prelevare il denaro. Il tentato colpo è avvenuto attorno all'1.40, come evidenziano le telecamere della zona che hanno ripreso la scena. Nei filmati si vedono due persone che con un grimaldello cercano di scardinare il macchinario e la porta d'ingresso della filiale prima di darsi alla fuga senza il bottino. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, seconda vittoria consecutiva per la Dolomiti bellunesi. Dopo il successo nel turno infrasettimanale di mercoledì 8 dicembre, la formazione nata dalla fusione tra Belluno, San Giorgio Serico e Union Feltre ha trovato i tre punti ieri nella sfida casalinga contro il Caldiero Terme. Una vittoria che porta le firme del neo acquisto Raimondi al secondo gol in tre gare con la nuova maglia e di Capitan Corbanese per il 2-1 finale. Soddisfatto l'allenatore Renato Lauria, che fa i complimenti ai propri ragazzi, autori, le sue parole, di una prova encomiabile. In promozione addirittura straripante, l'Unione Cavarzano-Limana, vittoriosa per 8-0 sul fanalino di coda Lovis Bresiano. La squadra del tecnico Max Parteli continua così la propria corsa solitaria in vetta alla classifica del girone. Girone che chiuderà domenica prossima da campione d'inverno in virtù del vantaggio di 5 lunghezze sull'altra bellunese che insegue. Il Fiori Barp Mas alle prese con le numerose assenze legate a infortuni e squalifiche. Per i sedicensi ieri un pareggio 1-1 agguantato in extremis nella trasferta contro il Fossalta. Assegna infatti Pilotti al 92esimo dopo il vantaggio dei padroni di casa. In prima categoria l'Alpago sale al secondo posto grazie alla vittoria per 2-1 contro il San Michele. Pari 2-2 tra Schiara e San Vendemmiano, niente da fare invece per il Borgo Valbelluna battuto 2-1 dalla capolista San Martino Colle. Rinviata a causa neve, Cadore e Refrontolo, posticipata ma in questo caso per via del Covid. Anche Longarone Alpina Barbisano che verrà recuperata il 22 dicembre. In seconda e terza categoria fermi in blocco i gironi gestiti dalla sezione bellunese della FIGC che ha deciso di non far disputare le gare per via del maltempo dei giorni scorsi. In campo in seconda la Lamonese che milita nel raggruppamento H.
Feltrini ancora KO 9-0 contro l'azzurra Sant'Anna e sempre ultimi in classifica. Nella terza categoria trevigiana il San Vittore ha battuto 3-0 in trasferta il Pederobba. Nel girone di Bassano sconfitta 2-1 del Pedavena nello scontro al vertice con il Ramon, primo in classifica. Pedavena secondo con 8 punti di distacco. Questo per quanto riguarda il calcio. Nella pallavolo Serie A3 ancora una vittoria al tie-break per la Darold Logistic Belluno, che questa volta ha avuto la meglio sul Santonà. Maiuscola la prova di Danilo De Santis, autore di 26 punti. La squadra di coach Diego Poletto aggancia proprio gli avversari di giornata al settimo posto in classifica. Basket Serie C Silver, vittoria per 49-39 della Joint and Welding Feltre sul parquet del Litorale Nord a Cavallino Tre Porti. In D vince anche il Valbelluna, superando 60-52 il paese tra le mura amiche di Polpette. Infine il rugby Serie C, l'Alpago vince 14-10 a Frassinelle e conquista il pole promozione. Vittoria anche per il Belluno a Mira, 38-24. Rinviato causa neve, la match del Boscherai tra Feltre e Alto Vicentino. La partita verrà recuperata il 16 gennaio 2022. Queste dunque le notizie di sport e si conclude qui l'edizione di oggi del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto, da Radio BM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.